Sergio Calcaterra qua a Castelnuovo Bernardenga nel Chianti. Prima abbiamo visto farti delle, diciamo così, delle immagini per un prossimo spot dell'Ecomaratona del Chianti. Iniziamo così: sei in questa bellissima terra, la prima esperienza in questa zona. Sì, la prima esperienza, e devo dire ho trovato un panorama, beh, d'altra parte se ne parla tanto, è bellissimo, tutto molto curato e molto affascinante proprio. Non credo che valga proprio la pena correrci, farci un'ecomaratona deve essere fantastico. Cos'è che ti è rimasto impresso oggi nella tua girata, le cose che hai visto? La cura dei particolari, ho visto tutto molto curato, addirittura proprio i vigneti studiati nell'architettura per rendere il paesaggio più bello possibile. Ho visto dei casali molto, molto belli e curati, non c'è quel traffico che magari in altri posti dà fastidio. Quindi abbiamo visto il castello, abbiamo visto veramente un sacco di bellissime cose, sono rimasto affascinato. Qualche giorno fa la tua 12ª perla nella gara, perché ci sono gare, manifestazioni e poi c'è la 100 km del passatore. No, quello che posso dire è che ovviamente non mi aspettavo di vincere come ogni anno, perché so che non si può vincere sempre, però ho voluto esserci perché è una gara, come hai detto te, è una gara che ha un fascino incredibile. 12 anni fa, quando l'ho fatta per la prima volta, mi ero detto farò la 100 una volta sola e poi non la farò più. Poi invece sono rimasto affascinato e quindi ho continuato a farla per questi 12 anni. La gara quest'anno non è stata facile per me perché ho avuto l'ultima settimana qualche problemino, quindi si sono manifestati durante la gara dei crampi, però l'ho finita insomma felice e sono contentissimo di averla fatta, anche se il mio unico rammarico è che sempre dopo l'arrivo riesco ad andare a salutare tutti, a festeggiare, invece a causa dei crampi insomma sono dovuto mettere seduto e addirittura un po' disteso. Questo è l'unico rammarico, perché per me la corsa è gioia e volevo festeggiare di più. Comunque insomma dopo un poco mi sono assolutamente ripreso ed è stato bellissimo festeggiare tutti insieme. Hai un segreto di tutti questi anni di attività e riesci ancora a primeggiare malgrado gli anni che continuano a passare, e ovviamente ogni anno diventa sempre più difficile? No, segreti no, diciamo che quello in cui credo è cercare di essere più costanti possibili e cercare di fare le cose con passione, perché quando le fai con passione ti diverti e quindi ti pesano di meno. Quindi diciamo la mia piccola ricetta è questa: essere costante, cercare sempre di vedere il lato positivo, di divertirmi e di gustarmi la gara il più possibile, perché la gara è un modo per stare insieme a tante persone, insieme a, vedendo bei posti, anche un modo per così per stare in salute, perché la corsa deve anche essere questo, un modo per star bene e un modo per darci gioia. I tuoi sponsor Polar, Saucony e tanti altri, e poi un grazie a chi? Ma io voglio ringraziare le persone che corrono, perché tutti noi che corriamo, secondo me, miglioriamo la società. A volte scherzando, ma neanche troppo, dico che la corsa dovrebbe essere obbligatoria per legge. No, obbligatoria no, per carità, però lo sport ci aiuta a essere migliori, in particolare la corsa, che è uno sport così tranquillo, dove non devi per forza subbattere l'altro come magari in alcuni giochi per vincere, ma tu vinci se fai una buona gara, se arrivi mano con mano con un tuo compagno di viaggio, la vittoria c'è. Quindi grazie a tutti quelli che corrono, a tutti quelli che promuovono la corsa, spero che saremo sempre di più, e a tal proposito ringrazio voi che con le vostre 700 puntate, e faccio i complimenti per questo, perché 700 puntate non sono uno scherzo, durare negli anni non è uno scherzo, e fate voi, fate molto per la corsa, perché come dicevo promuovere una trasmissione come la vostra promuove la corsa, e quindi fate parte di quelli che voglio ringraziare, perché appunto promuovete questo bellissimo sport e lo fate in un modo fantastico, facendolo conoscere, e siete riusciti a resistere per davvero tanto tempo, quindi complimenti a voi.
Grazie a te per i complimenti. Il messaggio a questo punto, il tuo messaggio agli atleti toscani che magari ti stanno seguendo in questo momento in TV. Vabbè, siamo qui nella terra del Chianti, sicuramente consiglio questa bellissima gara. Non c'è solo la maratona, ma ci sono distanze anche più brevi, quindi insomma invito tutti a informarvi, perché può essere veramente una bellissima gara da fare. Ringrazio in generale tutta la Toscana che mi segue, perché ricevo sempre tanto calore e veramente è una gioia per me. Quindi corriamo, divertiamoci e viva la Toscana. Ci hai fatto quasi uno spot in questo modo, e noi te lo facciamo anche a te. Il 29 di ottobre che impegni avete? Lui c'ha un impegno, e sentite un po' che cosa si è inventato il Giorgio Calcaterra atleta, che si è messo anche a organizzare? Sì, è bello mettersi in gioco, provare a fare un po' tutto, e quindi quest'anno ho voluto organizzare sto organizzando la Mezza d'Italia, che è una mezza maratona che ci sarà tutta all'interno del circuito di Imola. Sono 4 giri da 5 km, il ristoro sarà al pit stop, quindi sembrerà proprio di correre in pista per viverci questo circuito che magari spesso abbiamo visto solo in TV, e comunque insomma non capita tutti i giorni di correrci. È l'unica tutta all'interno del circuito. Ci sarà anche la 5 e la 10 km, sarà soprattutto una festa. Questo è quello che sto cercando di fare, perché come dico, la corsa deve essere una festa. Spero che saremo in tanti per goderci questa bellissima giornata. Grazie per quello che hai fatto nella corsa e grazie per quello che farai ancora. Grazie a te e a tutti. Ciao. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! Correre o dover camminare a passo atletico, andando in giro con il cane o col cronometro, stacchiamoci un po' dal web e dal telefono, alla mattina un bel caffè e via a muoversi, per la pineta, sulla strada o le ciclabili, i 1000 metri fatti a 3 sono impensabili, meglio gli allunghi. GPS cercasi, gare con gran finale sperasi, ovunque vada sforzi miei, running in the rain. Un freddo del nirvana, campestre in fila indiana, per tutti un'ora d'aria si gela. La folla grida un mantra, un fango che si inciampa, un freddo che si balla. Accidentali scorsa, ma il mister urla forza, un freddo che si balla. Accidentali scorsa, piovono gocce di sudore sulle salite, tieni lontano i pasti fritti e cibi simili. Un po' di musica fa avere ritmi solidi, occhio ai recuperi, allenamento cercasi, senza dover soffrire sperasi, e nelle gare varrai poi, so training in the rain. Un freddo del nirvana, campestre in fila indiana, per tutti un'ora d'aria si gela. La folla grida un mantra, un fango che si inciampa, un freddo che si balla, accidentali scorsa. Ma il mister urla forza, dai manca poco sprinta, accidentali scorsa. Se la fatica ti distrae, calano i tempi, occhio al crono e corsa.
occhio al crono e corsa, o il tempo ti si alza, ma mica è facile. Un freddo del nirvana, campestri in fila indiana, per tutti un'ora d'aria si gela. La folla grida un mantra, un fango che si inciampa, un freddo che si balla, accidentali scorsa. Ma il mister urla forza, dai manca poco spinta, accidentali scorsa.